fasce tricolori dell'Alta Irpinia in sit-in presso il Tribunale di Avellino. Folla di sindaci stamane in piazza d'armi schierati a difesa dell'ufficio giudiziario di Sant'Angelo dei Lombardi. Come è noto, la procura sarà accorpata a quella del capoluogo. Lunedì inizierà il trasloco. I primi cittadini sperano ancora in uno slittamento dell'ultima ora. Oltre alla perdita del tribunale, si lamenta l'incapacità delle strutture del capoluogo a recepire fascicoli e personale di Sant'Angelo. Per tentare di risolvere i problemi logistici, i sindaci hanno incontrato il presidente dell'ufficio avellinese. Alla manifestazione però non hanno partecipato i cittadini, né rappresentanze politiche nazionali o regionali. In prima linea il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole. Le parole del ministro Cancellieri ci dimostrano che evidentemente non ha nessuna capacità di ascolto e nessuna capacità di lettura di quelle che sono le esigenze del territorio. Questo dispiace perché il ministro Cancellieri è anche un prefetto della Repubblica, è stato anche commissario a Bologna. Comunque, al di là di questo, noi non ci arrenderemo fino alla fine, perché credo che il diritto alla giustizia spetti ai cittadini dell'Alta Irpinia. Sindaco, questa è stata una battaglia portata avanti soprattutto dai sindaci. Lei registra un'assenza della politica, l'ha registrata in questi mesi? Allora, io posso esprimere un giudizio che riguarda gli ultimi 3 mesi. Ho avuto delle assenze, ho riscontrato delle assenze, sicuramente ci saranno state delle ragioni, e ho avuto anche delle solidarietà inaspettate. Il problema è che in Alta Irpinia non è solo negata la giustizia, sono negati quelli che sono i diritti essenziali ed è arrivato il momento forse di farsi sentire. Per il momento credo che gli amministratori siano stati più che corretti. Bisognerà cominciare a cambiare registro. Non è mancata qualche contestazione all'indirizzo dei sindaci, accusati di fare solo sfilate e niente di concreto. Ad attaccare è stato il presidente della Proloco Alta Irpinia, Tony Lucido. Si chiudono ospedali, si potenziano quelli della fascia di maggiore ricchezza, e voi lo sapete, solo Fravellino si abbandona l'Alta Irpinia. Si desertifica ancora di più con le fabbriche decotte che non si segue per tentare di potenziarle. Non si seguono le fabbriche invece che vogliono riprendere le attività perché ci sono interessi ormai del casertano. Vengono a lavorare operai di Caserta all'EMA di Moro e non si capisce come e perché. Si chiude il tribunale che è presidio di legalità, di cultura e di economia. A fronte di tutto questo, qual è la risposta? La sfilata, la protesta, la letterina formale. C'è bisogno di fatti concreti, e i fatti concreti sono il riconoscersi rappresentanti di un territorio e non terminali di uno Stato che mortifica le zone interne. Restituite la fascia, mandate indietro la foto del molto onorevole Napolitano che si è schierato faziosamente per la soppressione dei tribunali minori, e vi rilegittimate ancora di più a essere degni rappresentanti delle zone interne.